Giovanni Avanzi, esponente delle cantine, mitiche cantine Avanzi di Manerba, presente come ogni anno a questo Vin Italy, presente con soddisfazioni, quest'anno credo doppiamente soddisfazioni, innanzitutto perché è nato una nuova bottiglia, credo che ce l'hai nascosta, ecco, la Borgognetta, la Borghetta, e poi anche perché quest'anno hai ricevuto un encomio qui a Vin Italy. Sì, abbiamo ricevuto questa gran menzione con il Chiaretto e anche quest'anno Giuseppe, che è l'enologo di famiglia della cantina, è riuscito a strappare questo premio. Quindi l'anno scorso medaglia d'argento, quest'anno gran menzione, quindi siamo molto contenti. Quest'anno presentiamo il Borghetta, che è questo Lugana superiore 2007, quindi una riserva, quindi 24 mesi di invecchiamento per un Lugana che ha una durata lunghissima nel tempo, e quindi i ristoratori potranno metterlo in cantina e quindi utilizzarlo nei prossimi anni, perché è un grandissimo Lugano, un buonissimo subito, da stappare subito, ma anche un Lugano molto longevo, quindi lo potremo anche assaggiare fra 4-5 anni senza nessun problema. Tu sai che conosco bene la vostra famiglia, la vostra tradizione, questo fatto che Giuseppe quest'anno ha vinto con il Chiaretto, un po' di conflittualità in casa con Sandro, che era, diciamo, l'enologo storico, però vuol dire che la tradizione degli enologi Avanzi funziona. Ma sì, diciamo che non c'è competizione, anzi lo zio con la sua grande esperienza aiuta Giuseppe ha la nuova, diciamo, tecnica, quindi sai, si è laureato qualche anno fa, quindi sta utilizzando tutte queste nuove tecniche che si utilizzano adesso in enologia. Però i risultati ci sono, come c'erano negli anni passati con lo zio Sandro, anche in questi anni Giuseppe sta facendo dei grandissimi vini. Adesso siamo all'inizio dell'anno, quindi è il primo premio che prendiamo, ma sicuramente con gli altri concorsi, perché dopo partecipiamo sempre al concorso mondiale di Bruxelles, ormai i concorsi internazionali ne facciamo qualcuno, e quindi sicuramente avremo dei grossi riconoscimenti anche quest'anno, perché i vini sono molto buoni anche quest'anno. Due spalle la rassegna delle vostre produzioni, avete il passito, l'olio, la linea brut, spumante, insomma di tutto e di qualità. Sì, tutto di qualità, alcuni spumanti verranno sostituiti nei prossimi anni, perché tu sai che abbiamo preso questa azienda in Franciacorta nuova, sono 10 ettari, abbiamo piantato perché siamo partiti da zero, quindi vigneti nuovi verranno pronti penso fra un paio di anni alla raccolta, e poi 24 mesi di fermentazione, quindi usciremo fra qualche anno con il Brut Franciacorta con il nome di Nicola e di Giuseppe, perché è un'azienda che hanno creato loro.